Adesso la parola a Franca Biglio, presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani e sindaco di Marzaglia, che si trova appunto in Liguria. In Piemonte, scusate. Provincia di Cuneo. Sì. La provincia Granda, la provincia di Cuneo come estensione territoriale più vasta della regione Liguria. Tutto detto. Beh, prima grazie. Grazie Nicola per questa grande opportunità. Grazie a Sergio Pirozzi, una forza della natura, sono felice di averlo incontrato perché con te faremo. Grazie al moderatore Francesco. Grazie ai sindaci che sono presenti e a tutti i cittadini di Montieri. Un saluto particolare perché noi sindaci siamo al vostro servizio, il sindaco è a servizio dei cittadini. Io vorrei iniziare da una frase che hai pronunciato tu, Francesco. Noi siamo una grande ricchezza e ce ne dobbiamo rendere conto. Guarda che non siamo noi che ce ne dobbiamo rendere conto, noi lo sappiamo perfettamente che cosa siamo, che cosa rappresentiamo. È il governo centrale che non ci crede, non lo so se non ci crede. Potrebbe anche esserne ben consapevole, ma non volerlo né dimostrare né fare un qualche cosa per valorizzare queste nostre comunità. Io entrerei proprio nel merito dei nostri problemi, intanto premetto. Non sono qui per insegnare niente a nessuno perché quello che dirò ce lo stiamo giocando tutti sulla nostra pelle, lo stiamo constatando giorno dopo giorno. Non sono qui per fare politica. Il sindaco, generalmente dei piccoli comuni, si candida con una lista civica. Spogliamoci delle ideologie, non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è colore. Noi siamo degli amministratori, il che è molto diverso. La politica è fatta di tante parole non mantenute. Noi siamo persone concrete che ci confrontiamo giorno dopo giorno con i piccoli, grandi problemi della gente e non abbiamo tempo né a dire bugie né a fare promesse che non siamo in grado di mantenere. È vero? Sergio, comuni dimenticati. Quando ho sentito parlare di questa associazione ho detto è vero, siamo comuni dimenticati. Ma sai cosa ti dico oggi? Magari fossimo comuni dimenticati. Lasciateci lavorare, scordatevi di noi, smettetela di legiferare contro di noi. Perché se state ad osservare bene il processo del cambiamento, poi torneremo su questo problema, è un cambiamento fatto su misura per sopprimere le piccole realtà. Entriamo nel merito. Parola cambiamento. Io sono stata ad un incontro che ritenevo estremamente importante quando il sottosegretario era ancora oggi il ministro Delrio. Tema il cambiamento. Lui era l'unico relatore, noi piccoli comuni dell'Albese, della provincia di Cuneo, già incazzatissimi, non solo incazzati, scusate se dico questa parola, da una donna non dovrebbe sentirselo, non dovrebbe pronunciarlo, però sapete che mi ha insegnato i miei nipotini, che la usano spesso. E, no, e quando io dico, ma per piacere, almeno non davanti a me, non voglio sentirla questa parola, e loro mi dicono, zia, miei nipoti, quindi pronipoti, zia, perché non la usi anche tu che sei sempre tanto arrabbiata con tutto quello che succede a difesa del tuo comune? Guarda che non c'è un altro termine che rende l'idea così come quella che noi usiamo. Ed infatti è proprio così, trovane un'altra nel vocabolario italiano che ti faccia capire cosa vuol dire che sei veramente incazzato. Cambiamento. Andiamo in tanti sindaci a questo incontro con la scusa per quanto riguarda noi di parlare poi col segretario Delrio e per dire, sottosegretario, è vero quello che dicono che noi piccoli comuni come associazione siamo stati definiti gufi premonitori del pasticcio che stai per fare e che stai facendo.
era una scusa quindi per poterlo incontrare. Ha fatto un intervento interessante con dissertazioni importanti, filosofiche, storiche, è risalito, interessante, però la conclusione è stata questa. Voi sindaci dei piccoli comuni dovete smetterla di continuare solo a voler coltivare il vostro orticello. Voi siete che orticello? Voi siete dei campanilisti, è diverso, noi non siamo campanilisti, noi tuteliamo il nostro campanile, che vuol dire radici, che vuol dire identità, che vuol dire dignità istituzionale, che vuol dire tradizioni, campanilismo è diverso, che vuol dire guardare e confrontarsi con quello che fa il sindaco vicino a noi, esattamente quello che diceva. Dovete smetterla di piangervi addosso. Noi non stiamo a piangerci addosso, noi stiamo dicendo in modo obiettivo quello che stiamo subendo e che ci viene calato dall'alto non confrontandosi con gli addetti ai lavori che siamo noi. Però voi dovete imparare a guardare al cambiamento, sempre parole dell'allora sottosegretario Del Rio, perché può offrire grandi opportunità. Interroghiamoci. Il sindaco Nicola dice ci dobbiamo interrogare. Io non mi interrogo più. Cosa mi faccio? Ancora delle domande? Ci facciamo ancora delle domande tra di noi? Stiamo morendo, stiamo scomparendo. Nel momento in cui sei in agonia e muori, hai ancora il tempo di andarti a chiedere qualcosa. Cerchi di allungarti la vita più che puoi, cerchi di soffrire meno che puoi. Noi invece siamo in grande sofferenza. Grandi opportunità. Questo cambiamento, io ci ho riflettuto tantissimo e mi vorrei confrontare con voi perché probabilmente non sono aperta al cambiamento come dovrei, perché io non sto trovando nessuna opportunità in quello che ci sta accadendo e ci confronteremo su questo. Allora incominciamo, entro nel merito. Legge 56 Del Rio, il grande pasticcio. È una legge che possiamo tradurre così: violazione della libertà gestionale e decisionale per quanto riguarda noi, non possiamo più decidere nulla, siamo i burattini, tirano i fili e noi ci muoviamo, oppure no. Violazione, grave violazione dell'autonomia, quindi violazione della democrazia. Legge 56 svuota province, così definita. Intanto venendo qui ho visto le strade provinciali dissestate. Chi interviene? Ah, non si sa, intervenite voi. Ecco, allora chi interverrà? Svuota provincia. Avete visto la trasmissione di Report di domenica 19 aprile con il ministro, l'attuale ministro Del Rio? La Gabanelli è stata di una bravura eccezionale, obiettiva. Dati alla mano, quei dati che noi avevamo già procurato e fornito e che abbiamo inviato ai vari Rizzo e Stella, che guardate hanno creato tanto di quel danno, facendo credere alla popolazione che i piccoli comuni costano, che vanno accorpati, che bisogna fare in fretta perché noi siamo un peso costo per la Repubblica e che l'associazionismo obbligatorio sarebbe stato la panacea di tutti i mali. Questo è un messaggio falso, perché non è così. E appunto loro avevano quantificato, per quanto riguarda le province, un risparmio prima di 17 miliardi, poi sono scese a 11 miliardi quando noi dicevamo sono 110 milioni, non è poi così difficile da fare questo calcolo, esattamente il costo, chiamiamolo così, degli amministratori. Oggi gratis era sufficiente dire, bene, continuate a gestire quello che gestite, fatelo gratis come lo stanno facendo adesso. Però svuota province ne stiamo pagando tutti quanti i primi gravi disagi. Caos, inefficienza, disservizio, default. Tutte le province italiane oggi sono la maggior parte in dissesto dichiarato.
le altre in predissesto. Le hanno svuotate di che cosa? È stata scardinata una struttura territoriale senza dire chi fa cosa. Questo è gravissimo, non si può legiferare così. Chiudiamo quel settore perché si risparmia e chi se ne frega di quello che succederà dopo. Non è possibile gestire in questo modo. Lo facessimo noi sindaci dei piccoli comuni, apriti o cielo, cosa verrebbe fuori? Cosa succederebbe? Quindi è stata scardinata una struttura territoriale che incide sulla spesa pubblica dell'1%. L'istituzione che pesa di meno sulla spesa pubblica è la provincia, e le province sono state svuotate. Di che cosa? Sono state svuotate di risorse, perché le strade ci sono, le scuole ci sono, i dipendenti ci sono. È stato chiesto al ministro Delrio in a report quella sera: ministro, ma è vero che il risparmio di 110 milioni non ha risposto immediatamente, perché finché gli hanno fatto dire sì, è vero, 110 milioni. Ma allora mi dica, ministro, per quale motivo avete scardinato una struttura che pesa così poco sulla spesa pubblica e mantenete comunque dei costi così alti? Vedo che fate cenno di sì, perché vuol dire che l'avete seguita, ad esempio in un settore, e ha specificato un settore dei dirigenti dello Stato di una determinata fascia, perché ce ne sono a centinaia, non ci sono solo quelli, no? Di una determinata fascia, cioè quelli che percepiscono 80.000 euro di stipendio annuo. Hanno diritto ad un premio chiamato di risultato. Noi abbiamo il premio di produttività per quanto riguarda i nostri dipendenti. Premio di risultato. A me piacerebbe tanto, Francesco, tu sei un giornalista, facciamo un'indagine. Mi piacerebbe capire quale risultato fino ad oggi questi grandi dirigenti hanno prodotto, hanno portato. Mi piacerebbe conoscerle, perché noi, sindaci, prima di erogare il premio di produttività ai nostri dipendenti, vogliamo sapere quale progetto hanno fatto, altrimenti non glielo eroghiamo, no? Bene, premio di risultato che ammonta solo per questa fascia a 800 milioni l'anno. Allora, ci sono i soldi per qualcuno non ci sono, non ci credo più che non ci sono soldi, ci sono soldi, i soldi dello spreco. Legge 56 Delrio, caotica, inapplicabile, irrazionale, incostituzionale e, consentitemelo, demenziale. Chi ha scritto quella legge è un demente. Io sono certa che nel momento in cui la scriveva gli avessero fatto l'elettroencefalogramma, sarebbe risultato piatto. E no, non possiamo più tacere. Non ci possono più mettere il bavaglio alla bocca e dobbiamo reagire, dire basta, perché è arrivato il momento, siamo al punto di non ritorno, non abbiamo alternative, vogliamo esistere? Dobbiamo protestare, dobbiamo chiedere quello che va bene per noi con tutte le nostre forze, perché non lo facciamo per noi, per il nostro sgabellino, noi non abbiamo una poltrona, lo facciamo per i nostri cittadini, per i nostri paesi, per i nostri comuni, per quello in cui noi crediamo e ci siamo candidati per essere a servizio di tutti. Allora, legge 56 Delrio, associazionismo obbligatorio. E questo è un tasto dolente e vergognoso. Intanto premetto una cosa che sia ben chiara. L'AMPCI si distingue dall'ANCI per quella P, piccolo, è virtuoso, risparmioso, tartassato, perché più sei virtuoso e più sei tartassato. La premialità in Italia non esiste, ecco, quindi bisogna essere spreconi, noi siamo le formichine della situazione, io mi definisco l'ape operaia, non l'ape regina, l'ape operaia della pubblica amministrazione, però non va bene, diamo cattivo esempio, perché dimostriamo che è possibile governare, governare bene, governare con poco e al risparmio, non fa comodo agli spreconi tutto questo. Noi siamo un cattivo esempio, non siamo un buon esempio per questa Italia bellissima che potrebbe reggersi da sola, grazie a noi.
associazionismo obbligatorio. Stavo dicendo, noi non siamo contrari alla gestione associata dei servizi. Non voglio parlare delle funzioni. Le funzioni devono rimanere in capo ai comuni, soprattutto la prima, che congloba tutto quanto. Perché nel momento in cui gestiamo insieme le funzioni, il comune perde la competenza e la parte di bilancio che riguarda quella funzione. L'unione poi è propedeutica della fusione, perché ci vogliono portare lì. Prima si parlava solo di unioni, adesso si parla di unioni e fusioni. Stiamo attenti, perché il processo è quello, il cambiamento è quello. Noi abbiamo imboccato una strada senza uscita. Cozzeremo là contro quel muro? No, io non vado contro quel muro. Se devo morire, scelgo io la mia morte, non vado a cozzare contro quel muro dove il governo centrale mi vuole portare. Allora, noi non siamo contro l'associazionismo volontario, anzi, ben venga. Tu, sindaco, tu decidi che per gestire bene i tuoi servizi, entrando in un'unione con comuni limitrofi, omogenei, sei in grado di farlo? Lo fai, ma su base volontaria. Noi siamo contro l'obbligatorietà. L'obbligatorietà che è determinata, tu parlavi degli ambiti ottimali, che poi sono diversi da regione a regione, perché questa è l'Italia, non riesco a capire che Italia sia questa. Una regione determina degli ambiti, l'altra non decide e quindi può applicare addirittura la legge del precedente governo Monti, che prevedeva le convenzioni a stella senza un limite di abitanti, non contigua, come non necessariamente contigua. Quindi le regioni che non hanno deliberato oggi fanno quello che vogliono. E guardate che le regioni del meridione, io ormai ho fatto un giro, chiudo qua, tutte le regioni d'Italia, sono di uno stanco, però vedendo voi mi passa la stanchezza, perché è bello, io ho bisogno di vedere persone che condividono e che dicono andiamo, non vai avanti, non andate avanti, ma andiamo avanti nella nostra battaglia. Quindi in meridione nessuno sta facendo nulla, non ottemperano, e quando dico ma voi come vi comportate? Ma Franca, ma che te fa? Intanto abbiamo ottenuto una deroga al 31-12. Allora, cos'è che a noi non possiamo accettare nella legge 56 per quanto riguarda l'associazionismo? Uno, l'obbligatorietà. Due, un provvedimento calato dall'alto e non generato dal basso, come già ho precisato. Ingessato in una uniforme soglia di abitanti che lo rende difficile e in molti casi di impossibile applicazione. Pensate ai piccoli comuni montani, noi ne abbiamo tantissimi in Lombardia e in Piemonte qua. Noi abbiamo delle vallate dove i comuni sono in fila indiana, no? Sono in successione, come possono gestire insieme? Diventa difficilissimo, tutto a scapito comunque dei servizi della popolazione, per cui è un invito allo spopolamento, alla desertificazione, all'abbandono del territorio. Quindi questo non lo possiamo accettare, ma soprattutto che non rispetta il principio di autonomia organizzativa previsto in capo ai comuni dalla Costituzione. Cosa vuol dire autonomia organizzativa? Che io sindaco sono responsabile della organizzazione del mio comune. Se non lo so organizzare bene, i cittadini mi mandano a casa giustamente, non mi deve mandare a casa nessun altro, perché siamo l'unico baluardo di democrazia vera, l'unico pilastro di democrazia, ci confrontiamo quotidianamente con voi, ma soprattutto non rispetta il principio di sussidiarietà verticale codificato dall'articolo 118 della Costituzione. Qui in Italia la Costituzione è un optional, se fa comodo la rispettiamo, se non fa comodo non esiste, non si basa sul, diciamo, questo è un principio che abbiamo un pochino inventato noi, sul rispetto dei costi standard. Questa è una soluzione.
è anche una risposta agli interrogativi che si faceva al sindaco. Guardiamo il cambiamento, questo è un cambiamento e rispetta tutti i parametri che oggi devono essere rispettati. I costi standard sono stati commissionati all'IFEL, un braccio della grande partecipata ANCI, una lobby potentissima che comanda lo stesso governo. Guardate che la legge 56 del Rio non è scritta da Del Rio, e io mi rifiuto di pensare che un sindaco, un ex sindaco, possa aver fatto una cosa del genere. Renzi, il premier, nell'assemblea nazionale ANCI a Milano ha detto, dichiarato testualmente: la legge 56 del Rio è stata scritta in casa ANCI, e allora i costi standard vengono commissionati all'IFEL. Tra parentesi, ANCI sono costati 15 milioni, sono chiusi in un cassetto, 15 milioni, perché buttiamo via 15 milioni quando non ce ne sono più per nessuno, non ce n'è più per nessuno di risorse, non ci sono più soldi, ci sentiamo dire solo più questo. Abbiamo fatto l'indagine, Francesco, sai perché? Perché le grandi città non sono in grado di rispettarli. Non possiamo mettere in crisi le grandi città. Intanto abbiamo Milano che sta andando in dissesto grazie alla città metropolitana, poiché ha ereditato 500 milioni di debiti dall'ex provincia. Guardate che meraviglia, parliamo anche di questo mostro ingestibile, e le grandi città non li possono risparmiare. Noi abbiamo fatto un'indagine, vi stupirete, ma i costi standard sono in grado di essere rispettati da tutti i piccoli comuni d'Italia, da nord al sud, da est a ovest. E guardate che i piccoli comuni d'Italia hanno tutti i conti in regola, gli altri lo sapete, d'altra parte salva Roma, salva Catania, salva Taranto, salva Torino che è in default, salva la regione Piemonte. Non crediate che sono nel sud, non crediate, perché gli sprechi sono in tutta Italia, soprattutto nelle regioni, diciamocelo chiaro e tondo, forse sarebbero le prime a dover essere riviste. Sono d'accordo con te. Dovete fare un referendum per abolire le regioni, perché da quando è stata istituita la regione in Italia non la vengono. Ma come ti chiami? Piero Chiesa. Piero? Piero, le regioni non le chiuderanno mai, perché sono politicamente estremamente importanti per la tutela e il controllo del territorio. Perché l'obiettivo è solo questo, eh? Ricordatevi che l'obiettivo per portarci a questo punto è solo a livello trasversale, perché non mi riferisco in modo specifico a qualcuno, ognuno, non gliene frega niente nessuno, i piccoli comuni, dei cittadini che li abitano, del territorio che viene tutelato. Noi siamo le sentinelle, le vedette del territorio, tutti su questi cocuzzoli, una meraviglia questa Italia, dall'autostrada è sufficiente guardare cosa ti vedi intorno, no? Allora, il controllo radicale del territorio che interessa a ognuno, ma lo vedete, ogni votazione hanno sempre vinto tutti. Abbiamo conquistato tre regioni, ne abbiamo persa solo una quando si pensava che... Allora, il controllo politico del territorio come si può perseguire? Stiamo assistendo a due modi. Riduzione della democrazia partecipata, enti di secondo livello, i cittadini non vanno più a votare. Pensiamo solo a Fassino, che mi è tanto simpatico, tutte le settimane mi confronto con lui, litighiamo da morire perché siamo allo tavolo insieme dell'osservatorio, lui è preoccupatissimo di Vago, per la sua città metropolitana, perché lui adesso è sindaco di Torino, presidente dell'ANCI, podestà, perché la legge Del Rio ha risuscitato la figura del podestà in quanto governa i cittadini non eletto dei comuni annessi alla città metropolitana. Sono 315 comuni della provincia torinese e non è in grado, figuriamoci, Torino è in default, non è in grado di gestire la città metropolitana. E quando al tavolo dell'osservatorio si lamenta e dice ma non abbiamo le risorse, dobbiamo... E io, oh ma guarda,
Dico, ma mi dai sempre l'occasione per dirti quanto siete stati deficienti a dire andiamo avanti con la legge 56 del Rio perché la panacea di tutti i mali. Adesso te la godi, caro Fassino, te la godi e io sono contenta che queste cose stiano andando male, che si stiano verificando, perché l'avevamo detto. Ma perché non ci avete ascoltato? Perché siamo deficienti? No, forse noi siamo le persone più concrete che sappiamo bene dove ci vogliono portare, ma noi non ci lasciamo più prendere per mano e andare dove vuole qualcuno, dove vogliono tanti, in tanti. Noi siamo capaci a camminare da soli, con le nostre gambe. Città metropolitana è un mostro ingestibile, lo stiamo verificando, non hanno più risorse. E allora Fassino, sempre mio grande amico, che quando mi vede impallidisce. Ma veramente, ma ve lo dico davvero, perché io mi diverto a sentirlo lamentarsi oggi, lui sì che adesso si piange addosso, l'ha voluto. Fassino ha trovato la soluzione, beh intanto poi vi dico alcune cose. La soluzione, perché questo è troppo bello, interessante, vi sto annoiando? No. L'ha fatto Fassino. Che fine ha fatto? No, non potete dirmi che non ho più lui, no, no. Troppo, era troppo carino quello, eccolo qua. Fassino è preoccupatissimo, non ci sono più soldi, non riesce a gestire la città metropolitana. Allora chiede immediatamente un incontro al presidente Renzi, ovviamente lo chiede Fassino, presidente dell'ANCI, sindaco di Torino, proprietà della città metropolitana, prossimo senatore. Perché di diritto sarà senatore, quante cariche, senatore a titolo gratuito, vorrò vedere quanto sarà popolato questo nuovo senato delle autonomie. Io sono nel consiglio autonomie locali del Piemonte, senza gettoni, non c'è mai nessuno, è sempre deserto, voglio vedere come funzionerà. Sono contenta, guardate, è una gioia vedere che quello che dicevamo non poteva funzionare e nessuno ci ha creduto. Allora, immediatamente viene ricevuto e, non avendo tempo di leggere tutti gli articoli, l'occhio cade sempre dove vuoi che cada, no? E allora il mio occhio cade immediatamente. Tregua tra Renzi e i sindaci. E allora dico, ma che meraviglia, tra Renzi e i sindaci, chissà che anche noi, piccoli comuni, non possiamo avere un certo ascolto. Vado avanti. Spunta il prelievo sui biglietti aerei. Ah, bene, non sanno più dove ritirare i soldi, bene, male, perché comunque chi fa tanti voli anche per lavoro avrà 3 euro in più per ogni viaggio, per ogni biglietto, e diventano 6 andate e ritorno. Però soldi non ce ne sono più, forse evitiamo i tagli che stiamo subendo. Può arrivare a 3 euro a passeggero. Allora cerco di capire dove devono andare questi soldi. Servirà per evitare i tagli? Indovinate. Ditemelo. Secondo voi, i tagli? Alle? Non alle grandi città, Fassino non rappresenta neppure più i comuni grandi. Alle città metropolitane, quindi, si stanno facendo praticamente tutto su misura. E i sindaci d'Italia sarebbero questi. Marino, sindaco di Roma, una città con l'Abrodo che fa, è la città più bella del mondo, Roma, la nostra capitale, è in queste condizioni, però Fassino ovviamente e Enzo Bianco che fa parte dell'ANCI, nella conferenza unificata a Roma lo incontro spesso e volentieri, altra città in default. E noi? Tregua tra Renzi e i sindaci. Chi sono i sindaci d'Italia? Non saranno sicuramente questi 3. I sindaci d'Italia siamo noi. Siamo 5.836. Una forza numerica incredibile, non la sappiamo utilizzare. Ditemi perché. Basta rimanere inerti. Basta non ribellarsi. A Roma il 22 luglio, mercoledì, tutti con la fascia tricolore,
sindaci, amministratori, cittadini, segretari, è in gioco la figura del segretario, dipendenti, tutti ci dobbiamo mobilitare, ma per che cosa? Cosa dobbiamo chiedere? Noi non andremo a dire no a tutto, come ci è stato detto. Noi vogliamo essere propositivi, ma vogliamo che il governo centrale si confronti con noi. Quindi, fermarsi un attimo, basta legiferare, dimenticateci, preferiamo, è meglio così, dimenticateci. Quindi fermarsi, riflettere, confrontarsi. Noi ci confrontiamo tra di noi, ma non portiamo a casa niente se ci piangiamo addosso tra di noi, se ci diciamo le cose che già sappiamo. Confrontarsi con gli addetti ai lavori. Per arrivare a che cosa? Ad una riforma organica, strutturale, chiaro, ma soprattutto organica, di tutto il mondo delle autonomie. Abbiamo lavorato al nuovo codice delle autonomie per anni, non si sa più che fine abbia fatto, le cose ormai nascono così come funghi, e il mondo delle autonomie non sono solo i piccoli comuni, sono i comuni, le province che non ci sono più, ma bisognerebbe vedere come ristrutturarle, le regioni. E poi un'altra, cerco di chiudere, un altro grave problema che dobbiamo portare all'attenzione del governo sono i tagli lineari. Com'è possibile? Tagli orizzontali, uguali per tutti, per chi risparmia e per chi spreca. Il nostro comparto nel 2015 ha contribuito al risanamento della spesa pubblica per 17 miliardi, ai quali vanno aggiunti per quest'anno 2015 1,5 miliardi da spending review. Ah, io vorrei vedere cosa possiamo ancora risparmiare noi. E 1,8 miliardi da patto di stabilità. Altro bel regalo. Abbiamo i soldi in cassa nostri. Noi, nessuno ce li ha dati, sono nostri quei soldi in cassa. Non li possiamo spendere neppure per fare la manutenzione ordinaria delle strade. Abbiamo un paese che ci frana sotto gli occhi, non possiamo fare manutenzione. A fronte di un risparmio dello 0,2% ha bloccato e blocca gli investimenti, e poi parliamo di economia, come fa a ripartire l'economia quando già i comuni non riescono più, è chiaro, noi non diamo più lavoro a nessuno, le nostre imprese chiudono, le piccole medie imprese locali chiudono. Ma chiudono anche perché non siamo in grado di pagare, perché i soldi, i progetti che noi abbiamo dato, gli appalti che abbiamo dato, non riusciamo a pagarli perché spesso e volentieri non ci vengono erogati in tempo dalla regione, addirittura in alcuni casi non vengono erogati proprio più, e una legge ci obbliga entro 30 giorni a fare anticipazioni di cassa pagando interessi passivi o addirittura stipulare un mutuo, Sblocca Italia, per pagare la ditta. Ma allora noi siamo proprio, ma non lo so, da un lato siamo una risorsa per l'Italia, dall'altra non più. Da un lato ci obbligano attraverso leggi, e c'è una schizofrenia a livello legislativo che fa paura, da un lato leggi che ci obbligano a risparmiare, da un altro leggi che ci obbligano a spendere. Vedi a spendere di più, vedi le unioni obbligatorie che sono uno strumento associativo fallimentare finanziato, continua a essere finanziato. Perché finanziato? Perché più ne fanno, meglio è. Quando i soldi non verranno più erogati, fonditi, non ce la fai a reggerti da solo, si vede che non puoi reggere così, vi fondete. Stavo dicendo della CUC, centrale unica di committenza, e poi chiudo. Centrale unica di committenza che allunga i tempi, aumenta i costi, e con la fatturazione elettronica fa chiudere i piccoli esercizi commerciali dei nostri paesi o i piccoli empori. Perché non sono accreditati al MEPA, noi non possiamo neanche andare a comprare più una birra, una birra o una risma di carta. Io ho un minibus, io, tutto mio,
perché il sindaco, quando è innamorato del suo paese, è venuta una giornalista del Corriere della Sera e gli chiedeva i mezzi, diceva, ho un Lamborghini. Come, lei ha una Lamborghini? Dico, no, io non ho nessuna Lamborghini, io ho una Golf che ogni 5 anni devo cambiare, tutto a mie spese, ho un trattore Lamborghini per il mio... E lui dice, ma com'è, suo? No, è del comune, ma è tutto suo, perché è così, il mio comune, la mia gente, perché ci sentiamo responsabili delle cose che noi facciamo, no? Allora dicevo, mio minibus, una cosa ridicolissima, distributore a 2 passi, non è accreditato al MEPA, la benzina lì non la posso andare a prendere, devo percorrere 40 km per andare al distributore che mi fa 1 centesimo di meno, dipendente che deve perdere un'ora e mezza per un risparmio di 1 centesimo, l'ammortamento del mezzo chi se ne frega. Queste sono le leggi italiane che io sulla mia pelle non digerisco più e non voglio rovinarmi lo stomaco. Ciao l'ulcera, figuriamoci, non ce l'avevo l'ulcera prima di fare il sindaco, ti vengono tutti i mali possibili e immaginabili, ti viene l'insonnia, anche tu ce l'hai perché sei come me. Bene, allora a questo punto cosa dobbiamo fare? Io credo che non ci sia nulla da fare se non ribellarci, far sentire la nostra voce. Noi chiediamo semplicemente un tavolo di confronto, neanche concertativo, non mi piace più la parola concertazione, alla fine non concerti niente, non riesci a concertare niente, o così, di confronto, per piacere, ascoltateci, poi sicuramente, non lo so, cosa otterremo, comunque un tavolo di confronto per vedere cosa possiamo fare in primo luogo per salvaguardare neanche la sopravvivenza, perché non è dignitoso, ma che i nostri comuni possano vivere degnamente, dignitosamente come si meritano. E noi rivendichiamo la dignità istituzionale di quella fascia tricolore che indossiamo con tanto orgoglio e che ha perso completamente di significato. Questo noi non lo possiamo più accettare. Grazie.